Crutch Bind Set. Benvenuti cari amici del canale Dumpat Rugby, venerdì mattina e venerdì è un bel giorno perché inizia il lungo fine settimana del rugby e questo fine settimana è particolarmente interessante. Allora, questo video del venerdì, io come sapete sto ancora strutturando bene, quello che è sicuro è che farò un video al giorno, però ormai ho preso il ritmo, quindi senza promettere nulla, però credo che riuscirò a mantenere il ritmo. Dentro ci mettiamo dentro qualche live, come quella che abbiamo fatto l'altro ieri con Ottavio. A proposito, grazie per i commenti, per la partecipazione. Il video della live non me lo sarei mai aspettato, ha già quasi raggiunto un centinaio di visualizzazioni, che ripeto, ne abbiamo già parlato, sembra poca cosa nel confronto del mare magnum di YouTube, no? Però invece mi dà a me un riscontro chiaro di come il canale stia, era un misto tra stia e abbia, incredibile, ormai nella mia testa con le lingue, cioè. Vabbè, allora, come il canale stia suscitando interesse, e lo vedo anche soprattutto dai commenti che vengono lasciati, no? Me ne arrivano anche diretti, oltre a quelli che ci sono sul canale, mi piace perché si è animata anche un po' una chat proprio all'interno dei video, e quindi bene, grazie, stiamo crescendo anche con le iscrizioni, se non sbaglio siamo a 161, il che anche qui sembra una stronata, però non lo è, perché siamo partiti quando ho rilanciato un po' il canale, che ce n'era un 120, che erano quelli che venivano dall'attività precedente di interviste, tra l'altro soprattutto in spagnolo, e quindi insomma in una settimanina siamo cresciuti e bene. Mi fa piacere. Poi soprattutto ho ricevuto dei commenti belli, dove ad esempio qualcuno ha scritto mancava uno spazio del genere. Ecco, questo è un commento che mi fa molto piacere. Altri che dicevano io non seguo tanto il rugby, però adesso con i tuoi video mi metto a seguire di più le cose. Figata, questo è l'obiettivo principale. Un altro amico francese che ha scritto io vi seguo dalla Francia, e quindi insomma che utilizza quasi questi video per migliorare il suo italiano. Non credo che sia un buon fine, visto tutti gli strafalcioni e castroni che faccio. Ogni tanto mi sembra di essere Luca Giuriato, non so se vi ricordate quello che facevo uno mattina. Va bene, non importa. Comunque, insomma, niente, solo per dirvi l'ennesimo grazie e mandarvi un bacio. Allora, quest'oggi, la mia idea all'inizio era quella di fare delle preview e dei pronostici, no? Però mi sono reso conto che il calendario è talmente fitto che varrebbe la pena il venerdì mattina, così prima di iniziare la giornata, di anche semplicemente raccontare che cosa accadrà nel fine settimana rugbistico. Perché non c'è solo il Six Nations, non c'è solo il Sei Nazioni. Ovviamente il Sei Nazioni è quello che raccoglie tutto l'interesse di questo fine settimana rugbistico, però si gioca praticamente ovunque. Si gioca in Italia, per esempio, si gioca in Inghilterra, si gioca in Francia, ci sono alcuni recuperi degli URC, si è giocata la Currie Cup, si gioca in Giappone, si gioca negli Stati Uniti, inizia questo fine settimana l'MLR, Lega a cui vorrei dedicare uno spazio, magari non adesso il fine settimana delle Sei Nazioni, però vediamo, appena c'è magari la settimana di pausa delle Sei Nazioni si potrebbe fare un recap sulle leghe giapponesi e statunitensi, per esempio. Niente, siamo pazzi di questo sport e quindi ci aggrappiamo a tutto. Allora, questa mattina invece, ragazzi, vi voglio molto semplicemente fare il tabellone, cioè il tabellone, quello che accadrà, no? nel fine settimana, come si dice, il programma. Qui mi viene in mente la parola in Spagna, qui dicono la cartellera, no? O nel cinema, qual è la parola italiana? Il cartellone, sì, il programma delle partite, che l'avevo detto che non bisogna prendere mai per imparare l'italiano, glielo diciamo al nostro amico francese. Va bene, allora, e insomma, si è iniziato ieri, allora facciamo il nostro
condividi di Flash Score, il solito caro amico Flash Score che ci mette in ordine più o meno tutte le partite, mi dovrei far pagare da Flash Score, lo cito sempre. Adesso gli mando un'email e gli propongo una partnership. Allora, e si è iniziato ieri. Si è iniziato ieri perché ieri si è iniziato a giocare nel Pro De Deux. E quindi risultati: Bourg-en-Bresse batte Aurillac 17-13, Narbonne batte Provence Rugby 34-33 e poi Agen batte Vannes 39-17. Posticipata invece Béziers-Montarban. Ok, dopo questa brevissima parentesi sul Pro De Deux, iniziamo a elencare, snocciolare tutto il programma veramente enorme che ci aspetta questo fine settimana. Se non avete programmi, se non avete la moglie, la morosa, la zia, l'amante che vi vuole portare a fare una passeggiata in campagna, fingetevi malati, prendetevi una bella scorta di, non lo so, di quello che vi piace di più, di cioccolata, di tè, di birra e niente, preparatevi una copertina calda perché volendo potete restare attaccati allo schermo a partire da questa sera, sì, oggi si inizia la sera, a partire da questa sera alle 8, senza sosta, fino a domenica sera alle 11, e quindi non vi fermate mai. Potete guardare rugby per quante ore sarebbero? 24, 48, okay, una trentina di ore, una trentina di ore di rugby filato. Va bene, allora, oggi si inizia bene, perché si inizia, ci sono cose interessantissime, perché c'è già questa sera ci sono tre partite, anzi, diciamo, cinque partite. Anzi, sei partite assolutamente interessanti tra cui scegliere. Quindi, l'attenzione dei più patriottici si concentrerà su Francia-Italia, ok? E penso che anch'io guarderò Francia-Italia, ok? Perché sono veramente curioso di vedere questa nuova Under 20 di Brunello, che oggi si è parlato tanto di Under 20, no? Si è detto, ma l'Under 20 va bene, l'Under 20 è la salvezza dell'Italia, eccetera, eccetera. Bene, questa sera la prova del 9 contro una nuova generazione, perché poi l'Under 20 ogni anno va riverificata. È logico che sia così perché si parla di generazione, no? E visto che parliamo dell'Italia, facciamo una cosa: diamo anche la formazione che scenderà in campo oggi dell'Under 20 contro la Francia, e possiamo dire anche quella della Francia perché sono già state annunciate. Allora, l'Italia, tra l'altro, ieri ho sentito che su Sky Sport ci sarà il commento tecnico di Pippo Frati. Quindi, se avete la possibilità di vederla su Sky Sport, ve lo consiglio perché finalmente avremo un contenuto, un commento tecnico di qualità. Non che non ci siano altri commentatori tecnici in gamba in Italia, eh? Però diciamo che a volte, non sempre, a volte quella parte manca, e con Pippo invece sono sicuro che si va lisci, si va bene. Ok. Allora, l'Italia questa sera mette in campo Luca Rizzoli a pilone sinistro, Tommaso Scramoncin al tallonaggio, Riccardo Genovese a pilone destro. Le seconde linee sono Alessandro Ortomobina e Riccardo Andreoli, poi Davide Dias, Ross Vincent e Giacomo Ferrari la terza linea, Paolino Garbisi che dopo aver giocato già un discreto numero di minuti, discreto per l'età che ha, numero di minuti in Benetton, si trova a guidare la mediana dell'Italia, insieme a Nicolò Teneggi all'apertura. C'è sempre molta curiosità per vedere questi giocatori. Primo centro Arturo Fusari, secondo centro Dewui Passarella. Alcuni di questi giocatori li abbiamo già visti in Under 18 l'anno scorso, o anche nella stessa Under 20. E poi Filippo Lazzarin e Lorenzo Pani alle ali, altro giocatore che ha già assaggiato il rugby di alto livello. E poi François Carlo May all'estremo. In panchina Bonan, Bizzotto, Berdinello, Cenedese, Berlese,
Tommaselli, Foroncelli, Sante. Vi devo dire che non voglio esprimermi in giudizi. Alcuni di questi nomi li abbiamo già sentiti, alcuni di questi nomi ci danno qualche speranza, però prima di parlarne li voglio vedere all'opera, perché i ragazzi a questa età cambiano talmente velocemente, adesso la banalità, i ragazzi a questa età cambiano velocemente, sì, però è vero, e ci sono mille fattori, soprattutto adesso in questo periodo dove le incertezze sono all'ordine del giorno, insomma, vediamoli alla prova e poi magari domani l'idea sarà quella di all'inizio fare un commento molto rapido sulla prestazione di Italia-Francia Under 20, magari lasceremo un approfondimento un'altra volta, e adesso c'è tanta roba da commentare, e poi fare invece le preview delle due partite importanti del Sei Nazioni di domani, no? Quindi Irlanda-Galles e Scozia-Inghilterra. Ok, invece per quello che riguarda la Francia, occhio che c'è un nome molto che così suonerà alle orecchie, c'è Mathis Perchaud, c'è Victor Mongaillard al tallonaggio, Robin Beyamond, le seconde linee sono un Fudi Aradou, terze linee Leobanos, Kylian Tisseron, eccolo qua il nome, Théon Tamac, cresciuto ovviamente nella cantera del Tolosa, quindi negli espoir del Tolosa. L'anno scorso l'abbiamo visto, io quella partita mi ricordo che l'avevo vista, nella finale del campionato espoir francese contro l'USAP, e aveva fatto una signora prestazione. Quindi diamo un occhio al figlio piccolo di Émile Tamac, nonché fratello minore di Romain Tamac. Poi la mediana, Baptiste Jeannot e Émilie Dayral. Alcuni di questi giocatori già giocano in top 14, già sono dentro in top 14 o in Pro de 2, già sono dentro le rose. Lui Lebrun a primo centro, Emilien Gailleton a secondo centro, poi le ali sono Enzo Rebier e Axel Bevia e Max Auriac. Partita difficile ovviamente da decifrare. Aspetta che adesso stavo per dire una stupidaggine, vediamo perché, aspetta, volevo vedere la statistica, se non sbaglio, l'anno scorso, sì, vinse, non volevo che la memoria mi tradisse, vinse la Francia di 2 punti, quindi 11 a 13, l'anno prima vinse la Francia di 12 punti, 31 a 19, e l'anno prima ancora vinse la Francia 35 a 31. Quindi, insomma, partite sempre abbastanza vicine nel punteggio. Ecco, invece, giusto per farci un'idea, nel 2018 vince la Francia 78 a 12. Quindi una vittoria molto molto netta della Francia. Partite molto molto vicine nel punteggio, però che vince quasi sempre la Francia, e anche oggi ovviamente la Francia, poi soprattutto giocando in casa, partirà da favorita. Però c'è stato tutto questo hype su l'Under 20, ovviamente siamo curiosissimi di vedere quello che può fare la nostra Under 20 questa sera. La commentiamo domani. Dopodiché ecco, la cosa tra virgolette brutta delle partite dell'Under 20 per noi malati cronici di rugby e che si giocano tutte contemporaneamente, quindi uno per forza di cose non riesce a vedersele in presa diretta tutte, e anche volendo vedersele registrate si fa un po' di fatica, perché dopo il giorno dopo inizia appunto il tourbillon di altre partite, poi inizia tutto il pre-Six Nation eccetera eccetera. Comunque, insomma, contemporaneamente all'Italia potete fare un po' di zapping guardandovi Galles, Irlanda e Scozia, Inghilterra. Mi chiedereste Irlanda, Galles e Scozia, Inghilterra, mi chiederete dove fare lo zapping, non lo so, non ho guardato dove fanno vedere le partite, ci sono sempre comunque soluzioni per trovare ormai tutte le partite che vengono giocate, non le promuoviamo qua adesso, però insomma si trovano, le partite si trovano, chi cerca trova, si dice. E poi invece è anche interessante lo URC, perché
sempre alle 9:15 giocherà Ulster Connacht, ok, la partita dei derby natalizi che è stata recuperata. Tra l'altro mi viene in mente adesso che non so quando si recupererà Zebre Benetton, perché vedo che qui Ulster Connacht si gioca questa sera, partita importante anche per Treviso per la classifica, perché mentre Ulster sta già su e credo alla terza posizione, se non ricordo male, andiamo a verificare la classifica. Ulster, sì, sono terzi. Invece Connacht sta giusto una posizione sotto Treviso, nell'ultima posizione utile per i playoff, però con 9 partite, mentre ad esempio Ospreys ha 10 partite, lo stesso numero di Treviso, e insomma vincendo stasera supererebbe virtualmente la Benetton, virtualmente, perché Connacht andrebbe a 10 partite. Mentre invece Ulster ha in questo momento... Apriamo tutto. Ulster ha in questo momento 31 punti contro i 23 del Benetton. Quindi, insomma, non so, probabilmente a Treviso converrebbe un po' che vincesse Ulster. È favorita Ulster, vediamo qua le quote, è favorita Ulster anche abbastanza nettamente. E quindi, insomma, per chi volesse preferire la URC al Six Nations Under 20, c'è anche questa possibilità. Poi si gioca anche in Championship Rugby con Nottingham Jersey. E allora, dopo l'antipasto goloso, perché poi non abbiamo parlato troppo di... non l'abbiamo detto, sì. Perché poi, oltre a questo, c'è anche il top 10... con la sfida al vertice, perché c'è Emilia Petrarca. Questa sera all'8:40, per chi volesse preferire... Ecco, qui sì che si dividerà, secondo me, l'attenzione di alcuni appassionati del rugby italiano, soprattutto i patarini e gli emiliani, perché contemporaneamente con l'Under 20, quasi contemporaneamente con l'Under 20, si gioca Emilia Petrarca, che è una partita importante perché è la sfida al vertice, è prima contro seconda, si gioca nel campo dell'Emilia, e insomma, curiosità di vedere la massima espressione del rugby italiano. Adesso io la settimana scorsa mi sono iniziato un po' ad appassionarmi, vediamo se riusciamo a parlarne sempre di più. E invece, alle 8:45, in Inghilterra si gioca Gloucester London Irish. Altra partita interessante con due squadre che non sono state falcidiate, diciamo, dalle convocazioni, troppo falcidiate. Sì, Gloucester perde qualcuno, Rhys Summit che va col Galles, eccetera, eccetera, però non sono state troppo falcidiate dalle convocazioni internazionali, quindi sarà una partita abbastanza interessante da vedere. E adesso passiamo al sabato. Allora, vedo di andare più veloce, così facciamo questo rapido recap. Il sabato c'è veramente di tutto di più. Se vi volete svegliare alle 6 della mattina, potete iniziare con il Giappone. Allora, io voglio che qualcuno mi scriva qui sotto nei commenti: mi sono svegliato alle 6 della mattina per vedermi Shining Wild Knights del campionato giapponese. Va bene, allora iniziamo con il Giappone. Shining Wild Knights, Toshiba Brave Lupus, Shizuoka Blue Revs, Toyota Verblitz, Black Rams. Attenzione, perché io ogni tanto così sorrido sul Giappone, però il Giappone è un campionato di tutto rispetto. Per esempio, vediamo se sono uscite le formazioni, e ad esempio potremmo dire giusto che non le trovo, quindi niente, vi volevo dire più o meno il calibro delle stelle che scendono in campo nel campionato giapponese, però magari ne parliamo un'altra volta. Andiamo adesso più rapidamente, perché domani si gioca anche in Italia, torna in campo Mogliano gioca contro Colorno alle 2 del pomeriggio. Si gioca in URC, quindi Lions Bulls, il derby sudafricano, altra partita che si deve recuperare di quelle che si erano perdute durante il problema Covid in Sudafrica. Si gioca in Premiership inglese Bristol Newcastle alle 3 di pomeriggio, e poi c'è una partita che io
Vorrei guardare con attenzione, invece non guarderò, perché ovviamente almeno non la guarderò in diretta, perché è contemporanea con Irlanda-Galles, ed è l'USAP con lo Stade Toulousain. Attenzione, attenzione, perché Stade Toulousain, che viene da tre sconfitte consecutive, se non ricordo male, sì, tre sconfitte consecutive, ha perso con l'UBB, ha perso con il Clermont e ha perso la settimana scorsa, l'abbiamo commentato assieme, la partita con il Racing 92. E sarà priva di un grosso numero di giocatori che saranno impegnati con il Cannes de France, due su tutti, Roman Tamac e Antoine Dupont, manca ad esempio Ramos, eccetera, eccetera, e l'USAP, che invece viene sì da una sconfitta, perché ha perso 23-28 con il Lyon, però ad esempio la settimana prima aveva vinto con il Biarritz, ed è un USAP che domani in casa secondo me darà del filo da torcere allo Stade Toulousain. Stade Toulousain che, se la partita si mette male, gli potrebbe entrare nella testa il fatto di: ma vuoi vedere che adesso senza Dupont, già si è parlato moltissimo della Dupont dipendenza dello Stade Toulousain, quindi ma vuoi vedere che senza Dupont adesso andiamo veramente in difficoltà? E quindi perdere la quarta partita di fila per lo Stade Toulousain, che in questo momento si trova sì a 42 punti, però se inizia a perdere, ha avuto un inizio campionato fantastico, se inizia a perdere qualche partita di troppo, occhio, perché sotto c'è il Clermont, c'è il Racing 92, c'è lo Stade Français, c'è la Section Paloise, tutte squadre che potrebbero venire su, e insomma sarebbe un fallimento enorme per lo Stade Toulousain non entrare nemmeno nei playoffs. Bene, quindi questa potrebbe essere una partita da guardare con attenzione. Poi si gioca sempre in Italia, Rovigo Calvisano, e poi il Six Nations. Pam, pam, pam. Si inizia shoulder to shoulder, Irlanda-Galles, va bene, alle 3:15. Non faccio la preview, la facciamo domani mattina. Domani mattina preview di Irlanda, riassunto dell'Italia Under 20, preview di Irlanda-Galles e di Scozia-Inghilterra. Poi, contemporaneamente, si gioca in Premiership, ok? Quindi anche lì l'attenzione degli appassionati di rugby può essere un po' divisa, va bene, tra quelli che si guarderanno Exeter Chiefs, Wasps, e quindi qui vedremo se i Wasps confermano il momento estremamente positivo. Questa è una partita che fino a qualche settimana fa Exeter Chiefs sarebbe stata super favorita, però invece adesso non è così, perché Exeter Chiefs viene anch'essa da due sconfitte consecutive, perché hanno perso con gli Harlequins in quella partita pazzesca, l'abbiamo definita la narrazione di un film western, se volete così andarvela un po' a riascoltare, potete trovare il video che ho fatto la settimana scorsa in Che fine settimana in Premiership, e poi hanno perso la settimana scorsa con i London Irish, altra rimonta subita. Quindi Wasps, che invece hanno fatto le rimonte, perché hanno vinto con i Leicester Tigers 16-13, quindi avevano vinto con i primi e con i secondi della classe. Niente di meno, le ultime due partite di Wasps sono state vincere con i primi e con i secondi della classe. Quindi Exeter Wasps, assolutamente una partita da vedere, assolutamente una partita da vedere o da rivedere, non so come faremo, perché ovviamente c'è Irlanda-Galles in contemporanea, però sarebbe una partita assolutamente a cui dare un occhio. Poi Leicester Tigers contro i Worcester Warriors e Saracens che gioca contro Bath. Si continuano i recuperi in URC, quindi giocheranno anche l'altro derby sudafricano, Stormers Sharks, e poi in top 14 Lyon, Stade Français, Montpellier, Section Paloise, Montpellier con il nostro Garbisi con la nazionale. Scherzetto. Racing 92, Brive, e poi alle 17:45 a Murrayfield
la Calcutta Cup, niente proprio di meno che la Calcutta Cup, quindi Scozia-Inghilterra, anche qui non ci soffermiamo, la preview la facciamo domani mattina. Tolone-Castres alle 9, altra partita, ecco questa sì, se sarete così stanchi di o non ancora sazi di rugby dopo tutto quello che c'è stato prima e soprattutto le partite delle Sei Nazioni, Tolone-Castres è una partita che dovrebbe essere godibilissima e soprattutto una partita dove Tolone è all'ultima spiaggia, no, ultima spiaggia esagerata, non siamo esagerati, però insomma Tolone deve trovare la forza di mettere il naso fuori e uscire da quell'impasse che in questo momento la vede addirittura penultima in classifica, virtuale perché ha 23 punti ma le mancano 3 partite rispetto a Perpignan ad esempio, che è lì a 16, però Perpignan, che l'abbiamo detto, domani potrebbe anche riuscire a fare un risultato utile, e invece su Brive e sullo Stade Français e sulla Section Paloise, eccetera, che sono le altre squadre che li stanno sopra, Tolone ha solamente 2 partite in meno. Okay. Quindi, insomma, siamo in una situazione particolare. Ad esempio, prendiamo una squadra come lo Stade Français, che sta a 31 punti, 15 partite. Oggi come oggi potrebbe aspirare tanto ai playoff quanto potrebbe finire negli inferi del barrage o addirittura della retrocessione diretta. Quindi domani Tolone e Biarritz, ultima contro penultima, si giocano un bel pezzo della stagione. Quindi un'altra partita che varrebbe la pena vedere. No, scusate, ho detto Tolone Biarritz, non so perché Tolone gioca contro Castres. Ok, no, Tolone si gioca un bel pezzo della stagione, comunque per Castres è anche una partita importante. Poi, vabbè, si gioca in Georgia, si gioca in Portogallo, questo immagino che non vi interessi più di tanto. Si gioca la Premiership femminile, questo invece sì, per gli appassionati di rugby femminile, visto che i Sei Nazioni quest'anno non è più in contemporanea, gli appassionati di rugby femminile possono dare un'occhiata a Bristol Worcester Warriors, tutte le partite sono date in aperto dal canale della Premiership femminile. Poi, vabbè, si gioca in Olanda, si gioca in Galles, ci sono altre 2 partite della Premiership femminile, Durham Wasps e Gloucester Exeter Chiefs. Si gioca il Championship alle 13:30, ecco, questo potrebbe essere un aperitivo, qualcuno potrebbe, del rugby internazionale, qualcuno potrebbe decidere di guardarsi Romania-Russia, il derby dell'est del rugby europeo, e poi insomma Championships, Premiership e tutto e via di più. E qui in Spagna, dove vivo io, c'è anche aspettativa per la partita di domani, dove però la Spagna parte particolarmente favorita, c'è Spagna-Olanda. Alle 9 di sera inizia anche il Major League Rugby, quindi se qualcuno non vuole vedersi Tolone e preferisce vedere questo campionato professionistico statunitense, può vedersi Atlanta contro Old Glory DC. Bene, passiamo alla domenica. La domenica, se qualcuno volesse, si potrebbe addirittura svegliare, potrebbe fare la tiratona lunga. Ho detto che senza pausa, perché all'1 si inizia in MLR, quindi c'è un po' come le partite NBA, no? C'è la nottata dello sport, quindi c'è Austin Gilgronis, Dallas Jackals, alle 2 Houston Sabercats, LA Giltinis, un giorno vi racconterò la storia di perché questa squadra si chiama Giltinis, magari qualcuno già lo sa, ma si capisce dal logo, vedete che c'è il logo con una coppa da cocktail, allora, qualcuno mi scriva nei commenti perché i Los Angeles si chiamano Giltinis, fantastico. Poi Nola Gold contro New England Free Jacks, e dalle 6:30 dopo gli Stati Uniti potete passare direttamente in Giappone. Cannon Ingalls, Spears Kubota, Green Rockets Kobe Steel, Red Hurricanes Santori San Goliath. Dopodiché il tempo di fare una colazione, un brunch se volete, e all'1 vi potete buttare sul top 10 italiano, quindi Fiamme Oro, Rugby Lions e Viadana Lazio, oppure alle 2 vedersi una partita
che si preannuncia interessante nonostante le assenze. Gli Harlequins, ad esempio, rinunceranno al loro leader Marcus Smith, tra gli altri, che si affronteranno, che giocheranno contro Sail Sharks. Volevo vedere di questa partita chi viene dato favorito, perché è interessante. Questa partita, ecco, una partita equilibrata, difatti, viene dato leggermente favorito Sail Sharks, viste le assenze degli Harlequins, però, insomma, una partita che si fa vedere. Anche perché potrebbe essere poi l'antipasto di Francia-Italia. Alle 4 del pomeriggio, in Italia la vedrete, se non sbaglio, su Sky. No, non sbaglio, la vedrete in Italia su Sky. E io dalla Spagna me la vedrò da qualche altra parte, probabilmente, e ci sarà Francia-Italia. Può essere, ragazzi, può essere che sia per domani per il Six Nations, ma quasi sicuramente per Francia-Italia, io faccio anche una live qui su YouTube. Potrei forse farla con un ospite, potete indovinare chi, forse anche più di un ospite, vediamo, e faremo la live per guardarla in compagnia. Più che una telecronaca, di solito quando facciamo queste live è proprio un semplicemente raccontare, anche perché magari poi le immagini sono sfasate rispetto a quelle che vedete in Italia, eccetera, eccetera. Quindi, se qualcuno ha voglia di, o con la televisione accesa, ascoltare le nostre cazzate, o magari non è a casa e quindi utilizzare YouTube nella versione che ti permette magari solamente di ascoltare o eccetera, o tenere acceso YouTube e ascoltare quello che noi diciamo, così farsi raccontare la partita per Francia-Italia, non lo prometto, ma è molto probabile che faremo una live. Top 14, Biarritz Olympique, qui sì che c'è Biarritz contro La Rochelle, Clermont-Bordeaux-Bègles alle 9, E poi c'è ancora un po' di roba sparsa, perché c'è Georgia-Portogallo, partita interessante. Ecco, allora, se siete tra quelli che l'Italia dovrebbe uscire da Sei Nazioni, vi potete fare un'idea guardando prima Georgia-Portogallo, per esempio, a mezzogiorno. Georgia-Portogallo a mezzogiorno, e poi vi guardate l'Italia. Così vedete la differenza che fa, come cantava qualcuno negli anni 70. E Major League Rugby, l'ultima, alle 11 di sera, il Sunday Night, San Diego Legion Utah Warriors. Vediamo se in tutto questo c'è qualcosa anche lunedì. Sì, adesso che iniziano gli Stati Uniti, avete anche la mattina il lunedì, se vi volete svegliare, guardare una partita di rugby, avete visto tutto il vedibile, vi guardate Seattle Seawolves Toronto Arrows. Basta. Alla fine io volevo dire tante cose. Ho fatto questo esperimento nell'elencare tutto il cartellone e ci è voluto mezz'ora solo per elencare tutte le partite. Fatemi sapere se così questo commento del venerdì vi piace, se invece dite ma io sai cosa, il cartellone me lo posso anche guardare da solo, mi piacerebbe di più che tu facessi dei commenti differenti. Fatemi sapere, perché è tutto work in progress, no? Quindi sono degli esperimenti. Vi voglio tanto bene, vi mando un bacio, fischio finale, no, stavolta ho fatto prima il bacio, poi fischio finale, un bacio e buonissima giornata a tutti e buon Sei Nazioni.